In sintesi, è un premio The Uncode Voice, Non trasgredire, canta la legalità, è un premio musicale, quindi un bando rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori della Campania, nel senso che possono aderire e quindi partecipare, tutte le scuole, sia pubbliche che private. È veicolato il bando appunto dalle direzioni scolastiche. I ragazzi dovranno preparare un testo sul tema della legalità e poi questo testo verrà musicato. Quindi dovremmo ottenere per la metà di aprile del 2018 una serie di proposte e di brani originali dove ci sarà appunto della musica originale con dei testi originali. L'iniziativa avrà fine nel mese di maggio dove una giuria avrà scelto, diciamo, i 10 lavori migliori. Al concerto in cui si presenteranno questi lavori, magari anche in una modalità live, proprio appunto dai ragazzi e dalle scuole, e la giuria poi dopo avrà il compito di definire, di stabilire un vincitore, diciamo, da questa competizione. Le finalità naturalmente sono multiple. Laddove riusciamo a comunicare con i giovani, la nostra esperienza naturalmente ci dice che spesso o forse un linguaggio più semplice è appunto quello della musica. Dobbiamo avere il coraggio, riuscire di sperimentare nuove strade laddove a volte questo linguaggio musicale o non solo, anche diciamo di gestualità, di come si muove il corpo, ci possa sembrare quasi ostile o non educato. Ecco, il coraggio sta appure di cercare di capire quali sono queste nuove modalità che i giovani stanno assumendo, perché naturalmente, essendo e riconosciamo che la musica, il linguaggio della musica sia un linguaggio universale, un veicolo che semplifica per i giovani questa cosa, loro naturalmente ricevono dei messaggi, quindi nel momento in cui li ricevono esternamente, li rielaborano e poi naturalmente continuano poi dopo a discutere tra di loro e avere questa modalità. Ci sono tanti indicatori o comunque tanti punti interrogativi che tuttora, insomma, con le nostre attività come associazione o anche come singoli cittadini ci chiediamo, diciamo, quali possono essere quelle modalità che poi dopo tra di loro, tra la base di questo linguaggio, alcuni di questi comportamenti possono poi dopo diventare dei comportamenti criminali che quindi possono portare a un atto di illegalità. Atto di illegalità che poi naturalmente a seconda della gravità può diventare un atto punibile dal nostro sistema giudiziario e quindi i ragazzi costretti a fare delle esperienze con il sistema carcerario. Naturalmente dall'altra parte c'è una vittima, laddove c'è un reato naturalmente c'è chi lo commette ma c'è anche la vittima. Quindi anche in questa direzione The Uncode Voice non trasgredire, canta la legalità. Riesce a comunicare o almeno aprire un canale di comunicazione anche con chi è stato vittima e oppure un discorso di prevenzione. Complicatissimo prevenire il reato, però naturalmente riuscire a fornire in questa fase laddove i giovani raccolgono o vengono bombardati continuamente da continui messaggi di comunicazione esterne, meme comunicativi che si ripetono fino all'ossesso, ecco, fornire gli strumenti ai ragazzi dove riuscire a dare un'interpretazione nel modo più rapido ed efficace, si spera sempre, per non poi trovarsi in esperienze, di illegalità e che quindi possono portare a delle cattive esperienze, fino al rischio, al terrore della carcerazione. Partecipare a The Uncode Voice è una modalità molto semplice. Si possono raccogliere le informazioni sicuramente attraverso i nostri siti, quello dell'associazione, ma ci sono tutti i partner laddove li visitate che vanno appunto da Radio Siani, l'associazione Articolo 45, la Fondazione Polis, le guide locali di Google, i vari assessorati coinvolti, quindi da lì si può arrivare direttamente a quali sono le modalità, oppure raccogliere informazioni direttamente dalla direzione. Quindi faccio un piccolo appello ai ragazzi che ci ascoltano, se nessuno vi dice niente a scuola e vi piace e volete proporre, andate direttamente dall'insegnante, dai vostri professori o in direzione e chiedete di questo bando.
chiedete se è arrivata l'informazione e chiedete che volete aderire. Laddove le risposte vi possono essere negative, un po' così sappiamo o non sappiamo, insistete, potete insistere perché è un vostro diritto avere questo tipo di informazione e quindi poter partecipare. Basta iscriversi, c'è un modulo di iscrizione semplice e poi dopo sta a voi lavorare con i vostri insegnanti e tra di voi, sicuramente c'è una band tra di voi, come in tutte le scuole, lavorate al tema della legalità e poi dopo lo musicate. Guardate, seguite sempre i nostri aggiornamenti perché potreste trovare anche i vostri idoli, musicisti che conoscete, stimate come autori e laddove ci sono potete naturalmente chiedere il loro contributo. Vi aiuteranno, nei limiti diciamo del possibile, a realizzare magari una melodia più convincente, usare una rima migliore piuttosto che un problema di ritmo.